Donazioni di sangue, specialmente nel periodo estivo, sono fondamentali per salvare vite umane, ma Cerignola nel Foggiano infuria la polemica. Difatti, l'AVIS locale, diretta dal presidente Gerardo Cicolella, avrebbe dovuto effettuare nella giornata di sabato presso il locale ospedale l'appuntamento con i donatori, ma il centro trasfusionale era chiuso. Motivo? Carenza di personale medico. L'allarme lanciato dal presidente Cicolella è rivolto principalmente all'ASL Foggia ed al comune. Questo periodo è sempre critico per le poche donazioni e come associazione sensibilizziamo il più possibile, ma non può bastare. La direzione generale lo sa e non viene incontro alle nostre richieste. I cittadini non possono aspettare a noi per ricevere sangue. Pensiamo ai malati dializzati, talassemici e non solo. E se non doniamo diventa difficile salvare vite. Facciamo nostro questo appello che ci è arrivato direttamente dall'Avis Ofantina con la speranza che sia in campo politico che sanitario la situazione venga risolta in tempi brevi.